bentornati per un nuovo video. Oggi parliamo di casa, pulizia di casa. Ti parlo di un prodotto multiuso, ecologico e sostenibile. Allora, ne avevamo accennato nell'altro video precedente dove ti parlavo dell'acido citrico e di tutti gli usi che si possono fare dell'acido citrico. Se tu non hai visto il video, te lo lascio qua. E così puoi andare a vedere tutti gli usi dell'acido citrico, che sono veramente, veramente tanti. In questo video invece ti dico cosa è il percarbonato di sodio, a che cosa serve e perché utilizzarlo. Poi ti dico anche come l'ho utilizzato io. Allora, ti racconto un attimo com'è andata. Quando ho iniziato a interessarmi all'utilizzo dell'acido citrico, perché ti dicevo, io lo usavo tanto tempo fa, ma lo usavo soltanto come anticalcare e come per modificare il pH delle mie preparazioni. Poi mi è ritornato alla memoria e ho scoperto che veramente gli utilizzi in casa sono davvero tanti. Quindi lo uso come ammorbidente, lo uso come anticalcare, disincrosto la base del water ciclicamente. Quando ho scoperto tutti gli usi dell'acido citrico, nelle mie ricerche era sempre più o meno affiancato al percarbonato di sodio. Perché? Perché sono due prodotti, tutti e due ecosostenibili. E sono tutte e due dei prodotti multiuso. Quindi quando io ho voluto fare la prova, perché inizialmente, devo dire la verità, era un pochettino titubante, quindi ho detto provo, e provo con una quantità minima. Quindi sono andata da Natura Sì e ho acquistato due barattoli da 1 kg e da 900 grammi, perché ovviamente non volevo comprare il cestello che poi ho comprato da Amazon. A proposito, continuo a ricevere tantissime domande su dove trovare l'acido citrico. Intanto metto sempre tutto in descrizione, e poi l'acido citrico io lo trovo solo o da Natura Sì oppure su Amazon. Apro e chiudo parentesi, da Natura Sì, per esempio, questo che è 1 chilo l'ho comprato circa 10 euro, mentre da Amazon il cestello da 5 kg l'ho comprato 25 euro. Se facciamo la proporzione 10 per 5 mi sarebbe venuto a costare 50 euro, quindi comunque i formati grandi sono sempre molto convenienti. Se tu lo utilizzi nel tuo quotidiano ti conviene prendere ovviamente il formato da 5 kg perché risparmi assolutamente. Da voi si fa così, da noi si fa la metà, così col mignolino la metà. E quindi, perché di questo se ne usa, diciamo, in quantità maggiori, mentre del percarbonato, che se ne usa un pochettino meno, ho preferito comprare questo e ancora ce l'ho. Quindi, diciamo, l'utilizzo è un po' minore. Perché ti ho voluto dire questa cosa? Perché ancora moltissime volte mi chiedete dove si compra. Io nel supermercato non l'ho mai trovato, però moltissime persone mi dicono che lo trovano a Tigotà, che lo trovano... Tigotà era... no, forse era in un altro supermercato, che però qui in Sicilia non esistono questi supermercati, quindi io non ti so dire se lo trovo. Sicuramente se vai tipo al negozio leggero, ai negozi biologici, lì li trovi. Io per esempio l'ho trovato da Natura Sì. Allora, che cosa è il percarbonato di sodio? Il percarbonato di sodio è uno sbiancante, è un... Allora, qui c'è scritto sbiancante e smacchiante, che viene utilizzato per lo più nei detersivi ecologici. Quindi in tutti i detersivi biologici, ecologici, che hanno anche un'attività sbiancante, tu trovi dentro il percarbonato di sodio. Da non confondere con il perborato, che era un additivo che si metteva nei detersivi per il bucato di vecchia generazione e che è altamente tossico per l'ambiente, nel senso che quando finisce nei mari fa danno. Allora, questo in realtà come lo possiamo definire? Lo possiamo definire come sostituto della candeggina, perché in realtà ha proprio questa efficacia, esattamente sbiancante e smacchiante come la candeggina. Faccio una grande premessa: essendo un prodotto naturale, agisce solo sopra i 50 gradi, quindi se tu vuoi farlo agire a basse temperature, questo non funziona.
Il primo utilizzo che ti suggerisce è come sbiancante per i tessuti, sia in lavatrice che a mano. Quindi se tu sei solita utilizzare un pochettino di candeggina quando lavi le tue cose, specialmente le cose bianche, lo puoi sostituire alla candeggina. Come si usa? Metti mezzo misurino nel cestello, poi metti il tuo detersivo abituale e fai partire la lavata. Ovviamente la lavata deve essere minimo di 50 gradi. Se invece vuoi lavarle a mano e vuoi, al posto di mettere la candeggina, vuoi mettere questo, devi lasciare i capi in ammollo almeno 20 minuti. In caso di macchie ostinate, loro ti consigliano di lasciarlo in ammollo tutta la notte e ti dicono che è utilizzabile sia per i capi bianchi che per i capi colorati, ma non è adatto per lana, seta, rayon e microfibra. Quindi se tu li vuoi utilizzare per questi indumenti, non è adatto. Il secondo utilizzo è come antimacchia. E adesso ti racconto come l'ho utilizzato io. Allora, nella camera di mio figlio ci sono delle tende bianche che io ho montato quando siamo venuti ad abitare qua. Lui ogni tanto si porta degli snack in camera. In quel periodo aveva mangiato della cioccolata e aveva pensato bene di spalmare le mani sulla tenda. Quindi un giorno sono entrata in camera e ho visto tante macchie di cioccolata in questa tenda, solo su un telo in realtà. Entravo e dicevo, ora lavo la tenda. Il giorno dopo dicevo, dovevo lavare la tenda. Ora la smonto. Questo ora non arrivava mai. Ora, io mi vergogno a dirlo, ma sono passati davvero mesi. E io so quanto le macchie di cioccolata sono difficili da far andare via. Quindi, diciamo, mi ero già preparata all'idea di dover buttare le tende. Ma prima ho detto, senti, faccio una prova. Allora cosa ho fatto? Ho preso una bacinella, ho messo dell'acqua calda, visto che funziona a 50 gradi, le tende però erano, diciamo, sintetiche. Quindi sono andata un pochettino con i piedi di piombo. Ho immerso la parte delle macchie nella bacinella e ho incrociato le dita. Dopo 10 minuti le macchie erano sparite. Quindi io ho preso questa tenda, l'ho sciacquata velocemente e poi l'ho messa in lavatrice per fargli fare il suo regolare lavaggio dedicato alle tende. Poi le ho faccio fare una centrifuga non proprio forte forte, però in modo che non vengano completamente stropicciate. Le ho appese un pochettino bagnaticce, poi quando si sono asciugate ho dato un colpo di ferro verticale che per le tende funziona abbastanza bene e sono venute perfette, belle, bianche, nitide, nessuna traccia di macchia. Ora ti leggo cosa dicono loro come effetto antimacchia. Allora, loro ti dicono che per smacchiare i tessuti, sia in lavatrice che nel bucato a mano, bisogna sciogliere in un bicchiere di acqua tiepida mezzo misurino di percarbonato e versare la soluzione direttamente sulle macchie. Lasciare agire per 10 minuti, poi procedere con il lavaggio a mano o in lavatrice, che è quello che ho fatto io, soltanto che io non l'ho fatto in mezzo bicchiere d'acqua, ma l'ho fatto in una bacinella dove potevo immergere le tende. Quindi per quanto riguarda l'azione antimacchia è favoloso. Io poi l'ho utilizzato come sbiancante del water. Cosa ho fatto? Ho riscaldato un poco d'acqua, forse mezzo litro, insomma, diciamo in maniera molto approssimativa. Ho messo dentro mezzo misurino di percarbonato, ho sciolto bene bene bene, ho lasciato nel fondo del water tutta la notte, esattamente come facevo quando io facevo il giro di candeggina, lasciavo tutta la notte e l'indomani mattina era assolutamente sbiancato. Ora, questa operazione ovviamente la devo fare quando tutti sono a letto, il che capita raramente perché, diciamo, c'è sempre qualcuno che va a letto dopo di me. Comunque, se tu utilizzi questa procedura come sbiancante del water, questa è perfetta. Un altro utilizzo è per la lavastoviglie. Perché? Perché praticamente funge da igienizzante. Quindi tu metti un misurino, diciamo, lanciato dentro la lavastoviglie sul fondo, poi fai partire la tua lavatrice con le stoviglie e con il detersivo abituale che tu usi ed è utile sia per la lavastoviglie sia per le stoviglie, perché essendo un prodotto assolutamente naturale non è una cosa che inficia assolutamente nel lavaggio delle stoviglie. Poi ti dice che lo puoi utilizzare come igienizzante assolutamente come per la pulizia della casa generica, quindi su fornelli, sanitari, pavimenti. E lui come ti dice? Lui ti dice che lo puoi mettere, puoi sciogliere in un litro d'acqua un misurino di percarbonato
e aggiungere un cucchiaio del tuo detersivo a piacere. Dopodiché spruzzi sulle superfici e poi passi con un panno asciutto. Quindi, anche se tu lo metti nel secchio per lavare il pavimento, è perfetto. Prima però lo devi sciogliere, specialmente se tu non usi un'acqua molto calda per lavare i pavimenti. È sempre corredato dal suo solito misurino che orientativamente misura 30 grammi di prodotto se tu lo prendi diciamo pieno. Che dire, io la trovo una soluzione assolutamente ecologica, sostenibile e una scelta intelligente che sostituisce la candeggina, perché comunque la candeggina lo sappiamo che se finisce nei mari, che se finisce nei, anche per i nostri scarichi, non è proprio il top. E quindi a chi mi dice ma l'acido citrico non è proprio economico, io rispondo sempre che non tutto si deve fare sempre perché costa meno. Molte volte si fanno delle scelte per aiutare l'ambiente, per avere delle scelte ecosostenibili, e quello incide che noi spendiamo quell'euro in più che ci sta per non distruggere il pianeta e per essere delle personcine un pochettino più civili. Se invece dobbiamo scegliere sempre quello che costa meno, ognuno lì fa i conti con la propria coscienza. Quindi, per me questo è assolutamente approvato, lo trovate da Natura Sì, nei negozi ecologici, nei negozi leggeri e forse anche nei vostri supermercati. Io qui non l'ho mai visto nei supermercati. Se invece volete risparmiare, lo comprate su Amazon. Io in descrizione metto sempre qualche link, anche di vari dosaggi, per esempio dell'acido citrico mettevo sia quello da 1 chilo, 1,5 chili, 5 chili, insomma, poi ognuno sceglie secondo le proprie esigenze. Anche solo per andare a curiosare. Allora, dunque, questo è quello che io volevo dirvi sul percarbonato di sodio, perché mi piace e perché lo uso con grande soddisfazione. Detto questo, io ti ringrazio sempre per essere stato con me fino alla fine del video, perché vuol dire che lo ritieni interessante. Se pensi che questo possa essere utile anche ai tuoi amici, condividi il video sui social o anche soltanto su WhatsApp. Ovviamente se non sei iscritto al canale, iscriviti e attiva la campanella e noi ci vediamo al prossimo video.